Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ritornati finalmente su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia perché oggi è uscito Jack. Ieri abbiamo analizzato il suo trailer, abbiamo visto che effettivamente è un personaggio particolare, con delle meccaniche particolari, che però riserva tante tante sorprese. Questa notte invece è uscito successivamente il video riguardante Ramza, un personaggio che, essendo tra virgolette buffer, può essere utile all'interno dei vari team, specialmente perché è un buffer di tipo fisico e diciamo che ultimamente gli unici buffer decenti presenti all'interno del gioco, che a mio avviso sono Rosa e Hope, sono entrambi magici, quindi avere magari un buffer fisico potrebbe essere utile in determinate occasioni, anche se comunque i buff di Rosa e i buff di Hope sono talmente buoni che non danno assolutamente problemi anche in un'ipotetica resistenza magica. Abbiamo visto ieri il trailer, abbiamo visto che comunque bisogna avere necessariamente diciamo Jack dal punto di vista strategico, se si tende a volere un DPS puro, anche perché comunque ha un kit molto molto interessante, ex carica fin da subito, aumento dell'evasione con la ex, danni 100% AOE, velocità della ex moderatamente lenta, quindi vuol dire che comunque già con una barra due skill tecnicamente dovrebbe ricaricarsi. Quindi anche a questo comunque la ex serve tantissimo perché gli utilizzi delle sue skill sono relativamente bassi. Stiamo parlando di comunque 6 utilizzi della 15 CP e 6 utilizzi della 35 CP. E poi la ex ovviamente garantisce la free skill al turno dopo, che è una cosa assolutamente ottima. Doppia hit anche lui con possibilità di curarsi e counter a disposizione con evasione aumentata grazie alla ex. Quindi diciamo che anche lui unisce varie meccaniche di personaggi che abbiamo già visto e che comunque ci permettono di avere un occhio di riguardo per lui. Andiamo a vedere al solito le informazioni che sono tutte quante nuove, ma che io ovviamente non ho visto appositamente per guardarle con voi. Cominciamo dal primo avviso che è per l'appunto il banner che già conoscevamo con Ramza che riceve la sua X Plus, Jack che riceve la sua X Plus e Ignis come sottofondo per ovviamente chi non lo abbia ancora trovato. Io possiedo sia Ramza completo che Ignis completo, quindi questo per me sarebbe stato un banner completamente skippabile. E a discolpa mia c'è da dire che ho utilizzato tutte le mie gemme su Snow, quindi ho fatto un piti per quanto riguarda Snow e quindi mi sono rimasti soltanto i ticket che andremo a buttare su questa batch. Ho intenzione di utilizzare tutti i ticket possibili fino a trovare la ex, se dovessi trovarla ovviamente. Metto il se davanti perché ormai in questo periodo io sono un pochino particolare. Banner che comunque non è neanche male per chi comincia a giocare. Abbiamo comunque a disposizione un DPS e addirittura due buffer all'interno di questa batch. Tra l'altro, nello stesso periodo abbiamo anche Snow a disposizione, che è un tank. E ormai abbiamo visto quanto sia importante avere tank in generale nel gioco, insieme ai support che comunque ti diano una spinta in più per quanto riguarda l'attacco, quindi come Ramza in questo momento, e per cui per me questo è un banner consigliatissimo, soprattutto per chi vuole iniziare a giocare. Successivamente abbiamo, no, scusate, ho premuto l'avviso sbagliato. Eccolo qua, secondo bannerino che presenta l'evento di Jack con i due boss sullo sfondo, che sono dei boss che per l'appunto rappresentano la categoria Rafflesia. Sono appunto dei boss, chiamiamoli così, appunto studiati per la Chocoboard, dato che comunque non si trovano in maniera così, diciamo in maniera così spassionata all'interno del gioco. Ne avevamo comunque una copia di questo tipo di nemico all'interno dell'evento di Caius, e poi successivamente si può trovare all'interno del capitolo 2 nell'arco 6, se non erro, in uno stage dove praticamente poi come boss finale abbiamo appunto la Rafflesia, o come si chiama. Mentre invece qui ne abbiamo due.
a disposizione sicuramente delle multiplayer che ci permetteranno comunque di avere una risoluzione facilitata della chocoboard. Andiamo avanti con questo dovrebbe essere il reprint del costume di Ramza, esattamente, quindi Ramza nuovamente a disposizione con il costume alternativo, ovviamente con il pacchetto, con il bundle da 9000 gemme, dove appunto avremo la possibilità di poter utilizzare Ramza col suo outfit alternativo, e poi abbiamo al solito le gemme scontate per una settimana, come potete vedere, dove abbiamo appunto i vari pacchetti dove oltre alle gemme otterremo appunto le armor token e poi avviso dove appunto viene segnalata la manutenzione, viene segnalato tutto l'aggiornamento eccetera eccetera e poi ovviamente vengono segnalate le date in cui sono stati effettuati gli aggiornamenti e poi successivamente compensazione con le 500 gemme totali che ci sono state consegnate appunto questa mattina. Andiamo adesso nella parte più importante del video. Avendo fatto tutto questo preambolo, avendo fatto tutta questa piccola introduzione, adesso siamo effettivamente nella parte clou del nostro video. Abbiamo la free multi, come sempre, quindi come tutto questo mese, quindi magari riuscissimo veramente a chiudere il banner con la free multi. A me basterebbe trovare soltanto la X, perché i red token ce li ho e quindi posso comprare la 35 e la 15 la otterrei dall'evento. Quindi potrei veramente chiudere il banner con niente, cosa che ovviamente non accadrà. Abbiamo ancora poi il banner di Snow, il banner di Aerith con Wakka, il banner di Kuja e Sabine, perché appunto stiamo parlando dell'evento sinergico di Diablos che finisce appunto il giorno 30, e poi il mega banner con i personaggi. Con diciamo tutti i personaggi della storia dove appunto è possibile ottenere le loro ex. Di questa noi faremo anche oggi la free multi insieme e poi ci sposteremo sul banner di Jack. Per cui io direi di cominciare con questo banner e poi ci spostiamo successivamente nel banner di Jack. Allora, cominciamo free multi. Da questo banner io ripeto sempre, come ogni volta cerco, soltanto Pesil, ovvero Paladino Cecil. Tutte le altre ex ce le ho e altri personaggi interessanti oltre lui non ce ne sono, quindi mi interessa semplicemente trovare Pesil. Comunque tanti bronzini. Andiamo giù di argento. Non ho contato quante oro. 35 di Noctis e 15 di Lightning. Va bene, sempre due Power Stone. Mi va benissimo, non è assolutamente un problema. Anzi, ben vengano. E adesso invece ci spostiamo qui. Per l'occasione, al solito, vorrei mettere una host che mi è, diciamo, che è abbastanza significativa per il capitolo di Type Zero. Una bella host che dia il giusto status di ansia, ma al tempo stesso sia gradevole da ascoltare. Io mi muterò perché appunto voglio pullare, voglio pregare i ticket di appunto essere clementi con me. Comunque avrei a disposizione anche i ticket poi della multiplayer, avrei a disposizione i ticket delle mastery che probabilmente registrerò a parte. E detto questo, basta, non voglio più avere ansia addosso. Andiamo. Come va, va, male che vada, ripeto, ho gli altri ticket che magari registrerò a parte. E detto questo, mi muto, in questo momento mi muto e cominciamo la nostra pullata. Ok, Multifree che mi ha regalato la 15 di Jack, che non è male. Ecco, un rank up che sinceramente mi dà fastidio, perché
perché avrei voluto sfruttarlo per le mastery, però va bene. 15 di Jack e 15 di Ramza. Continuiamo, adesso si va giù di ticket. 142 ticket a disposizione. Let's go. Piccolo connecting, avete visto anche voi? Ti prego, ti prego. La 35 di Ignis, what? Ma già ce l'ho. Perché? Perché? Attenzione, doppio connecting, ragazzi, doppio connecting, no, 35 però, va bene, 35 di Jack, ok, non sta andando male, non sta andando male, anche già 15 e 35, non sta andando male.
Attenzione, altro connecting. Ci credo, ci voglio credere. Sì, ex di Jack, ce l'abbiamo fatta. Dai ticket, abbiamo preso il kit completo dai ticket. Sì, ottimo. E me ne sono rimasti ancora un casino. Me ne sono rimasti ancora un casino. Quanti me ne sono rimasti? Altri 95 ticket, più tutti quelli che posso accumulare. Ma ci siamo riusciti. Jack ce lo siamo portati a casa. Non vedo l'ora di farlo subito. E ripeto, subitissimo, Viola. Perché voglio farlo immediatamente, Viola. Io per il momento direi che per questo video possa essere tutto. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.